E dopo tanto tempo su questo canale, finalmente un tag. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì ragazzi, è da tanto che su Arte per te non faccio un tag. Da quando ho aperto il mio canale Ombretta, la sezione tag è stata spostata a pie pari su quel canale. Non siete iscritti su Ombretta? Malissimo! Fermi tutti e andatevi a iscrivere. Qui c'è il link del canale, lì dove c'è lei col pallino o qui giù dove c'è l'info box. Ombretta è un canale di lifestyle, beauty, ma soprattutto di vita reale, insomma, dove vi racconto me in ogni mia sfaccettatura. Bene, tornate però adesso su Arte per te, perché voglio fare questo tag che si chiamerà Io e l'arte. Questo è un tag che ho rubacchiato dal canale di Luca, il mio amico Luca del canale Luca non esiste, a cui mando un grande bacio e per il quale vi ringrazio tantissimo, perché su Facebook poco tempo fa ho fatto un appello: save Luca, aiutiamo Luca, perché Luca ha un canale molto piccolo e YouTube lo sta tuttora per cassare, gli sta per togliere le monetizzazioni, quelle piccole, quei piccoli proventi che potrebbe avere un canale così piccolo. YouTube glieli sta anche per togliere. Siccome secondo me il canale di Luca è un canale valido, perché Luca è una persona valida, mi andava sinceramente di aiutarlo e di raccomandarvelo, e faccio questo tag anche un po' per quello, per dirvi ragazzi, dopo questo tag andate a guardare il canale di Luca, perché il tag di Luca è diverso. Il tag di Luca si chiama Io ed il teatro, perché Luca si occupa nella vita di teatro e per lui questo tag è stato fatto, ideato proprio per la sua persona, da un suo iscritto che si chiama, lo cito e lo ringrazio, Massimo Basurto. Allora, questo professore Massimo Basurto ha ideato queste 10 domande su Luca che vertono proprio su lui e il suo rapporto con il teatro. Io però, essendo il teatro comunque un'altra meravigliosa forma d'arte, ho detto: sai che c'è? Adesso io faccio Io e l'arte, voltando le domande del tag di Luca alla mia esperienza sull'arte. E allora cominciamo subito e vediamo di cosa parla questo tag. La prima domanda dice: da chi ti faresti fare un ritratto? Da quale autore classico ti faresti fare un ritratto? Allora, io se dovessi scegliere nel panorama mondiale e infinito degli autori di storia dell'arte, sicuramente per un mio ritratto sceglierei Renoir. Renoir perché è il pittore della gioia, è il pittore della felicità, è il pittore dei bei momenti, è il pittore della vita colorata, è il pittore delle gote rubiconde e delle facce piene e non delle cose smilze e asciutte, e quindi i suoi soggetti hanno spesso i capelli del colore dei miei capelli, quindi mi richiama molto la natura. È un impressionista, quindi mi richiama molto anche la natura, la felicità degli attimi della vita, quindi sicuramente il grande Auguste Renoir. Qual è l'autore per il quale dipingeresti a quattro mani e a cui non diresti assolutamente di no alla proposta? Allora, io credo che non direi assolutamente di no a Pablo Picasso. Pablo Picasso perché lui quando dipingeva danzava. Vi metto qua sotto il link di un video in cui si vede Picasso dipingere un'enorme tela a parete, e devo dire che la sua dinamicità nello sviluppare la sua opera mi affascina tantissimo. In più, queste enormi superfici da dipingere in veemenza e da destrutturare con il suo cubismo fantastico, quindi sì, sicuramente è abbastanza moderno da rientrare anche nelle mie corde, dinamico, esaltante e immediato, e quindi anche la comunione di due segni diversi può essere facilmente camuffabile dal sovrapporsi delle nostre danze nel dipingere. Quindi assolutamente Pablo Picasso, che molti non capiscono per la crudezza e semplicità del segno, ma se si va a studiare il cubismo, e ve lo metto qui dove c'è lei col pallino, si capisce il perché di quella crudezza e il perché di quella scomposizione pittorica, e tutto appare talmente affascinante
è reale da essere imprescindibile dalla nostra cultura. Quindi sicuramente Pablo Picasso. Il pittore o la pittrice con cui ti piacerebbe condividere una mostra. Oh, qui andiamo proprio nella storia bizantina, nella storia russa e bizantina. Ma io credo che mi piacerebbe, se oggi si potesse riportare in vita un maestro della pittura, Rublev. Rublev è uno dei più antichi grandi padri dell'iconografia, quello che ha dato i canoni principali dell'iconografia. Le sue opere sono tuttora esempio per coloro che si apprestano e si accingono a intraprendere il viaggio, il meraviglioso viaggio delle icone. Vi ricordo il corso su Arte per te di iconografia. La Trinità di Rublev sarebbe la prima icona da dover dipingere, proprio per capire il senso pieno del messaggio iconografico. Quindi sicuramente, se io potessi e dovessi scegliere, io non ho mai fatto una personale, ma se io lo dico sempre, ma quando deciderò di fare una personale, sicuramente sarà una personale iconografica e non di quadri. E se dovessi scegliere qualcuno con cui condividere quel meraviglioso momento, per me sarebbe sicuramente l'onore più grande poterlo fare con il grande Rublev. Il pittore contemporaneo con cui mi piacerebbe fare una mostra, quindi quello era del passato, adesso parliamo della contemporaneità. Ah, forse Salvador Dalí. Salvador Dalí, il suo surrealismo, il suo far sognare attraverso le opere, il suo andare al di là dell'immaginario, la sua eccentricità, la sua stranezza. Sicuramente se io oggi mi dovessi circondare di un compagno di lavoro con cui esporre, vorrei un qualcuno di veramente veramente carismatico e pazzesco, e quindi sceglierei sicuramente il grande Dalí, di cui vi allego l'intervista. Noi abbiamo un'intervista esclusiva a Salvador Dalí qui, dove c'è la I col pallino. Il critico, il pittore con cui non lavoreresti mai. Questa è molto difficile, molto molto difficile, perché sapete, di ogni pittore, di ogni critico, c'è sempre da... io uno ce l'ho, uno che mi piace tra l'altro tantissimo, ma con cui non lavorerei mai, per una, vi parlo di un critico, di uno storico dell'arte, per una diversità di intenti. Credo sia Philippe Daverio. Philippe Daverio mi piace moltissimo da ascoltare, mi piace moltissimo perché mi insegna tantissime cose e mi fa riflettere su molti cardini della storia dell'arte che magari io non ho centrato in passato, però ha una diffusione per addetti ai lavori. Nelle sue opere, per quanto lui ci provi, e lui è troppo d'élite, per quanto lui ci provi a rendersi semplice, non ci riesce. Tutto il contrario di quello che voglio fare io, cioè scardinare le compagini della storia dell'arte e renderle fruibili a tutte, renderle facili, togliere quella sorta di snobismo elitario a questo mondo artistico che viene visto sempre qualcosa di troppo distante, di troppo difficile, di troppo irraggiungibile. E invece no, invece assolutamente no, è un qualcosa che è molto facilmente apprendibile da tutti, è molto facilmente veicolabile con dei toni meno lirici e più prosaici che possano capire tutti. Detto ciò, il lirismo fa parte della storia dell'arte, le belle parole, le belle frasi ben composte sicuramente accompagnano anche uditivamente quella che è la grandezza e la bellezza di un'opera. Però se noi vogliamo che quest'opera venga capita e quindi si voglia dare lo sprone affinché poi qualcuno apra un libro e vada ad accrescere la propria cultura, bisogna secondo me veicolare dapprima il messaggio in forme molto molto semplici.
E quindi con Filippo non ci troveremmo, a meno che non facessimo una bella trasmissione dalla A alla Z, dove io sono la A, quindi il gradino base dove introduco alla fruizione, e poi lui è la Z, dove poi istruisce fluentemente con la sua bellissima prosopopea tutte le opere e la storia dell'arte. Domanda 6. Cosa c'è nel tuo baule? Beh, io direi cosa c'è nella tua valigetta. La traduco così, Luca, questa domanda. Nella valigetta dell'artista ombretta cosa c'è? Sicuramente i pennelli, sicuramente la carta, sicuramente gli acquerelli e sicuramente i pigmenti. Ecco, io mi porterei la base, mi porterei il pigmento, e poi nei posti dove andrei troverei lì il medium per meglio esprimere quello che vedo, ma soprattutto in un comparto laterale di questa valigetta dell'artista io metto una bella busta piena di tenacia, perché in tutti i campi dell'arte, ma specialmente nell'arte figurativa, quella che facciamo noi, perché anche magari nell'arte teatrale questa ci vuole, la tenacia, quello che non ti fa mollare la presa, quello che a un certo punto della vita dice basta, non ne vale la pena di sbattersi così tanto per avere un lavoro in campo artistico, devi lavorare il quadruplo degli altri per fare uno stipendio. Sì, è vero, è verissimo, in campo artistico bisogna lavorare 3-4 volte un'altra persona in un altro settore per avere il suo stipendio. Però se quelle 3-4 volte sono lavorate con passione, ve lo dice una che lavora da morire, però se sono fatte con passione vi peseranno meno delle 8 ore canoniche magari allo sportello di una banca. Lavoro bellissimo e dignitosissimo magari per chi lo svolge, ma per io morirei, sinceramente io morirei dentro. È una fortuna, ragazzi, se domani vi arriva qualcuno e dice ti diamo un posto in banca, non fate i cretini, non dite di no, però colti magari ce ne fossero, ma coltivate sempre il sogno e tenacemente non abbandonatelo, nel senso, io questo dico, nella valigia dell'artista ci vuole appunto un grosso coraggio, una grossa fetta di sopportazione della fatica e grande tenacia. Non ho mai visto nessuno che, portando avanti con tenacia le proprie intenzioni, non riuscisse in una maniera o in un altro, con un tempo o con un altro, però prima o poi ce la si fa. Quindi tenacia nella valigetta, chiudiamola bene, mettiamocela sotto l'ascella e andiamo avanti, sempre avanti con i nostri colori. Nuova domanda: quali sono i tuoi personali personaggi in cerca d'autore? Questa la traduco dicendo: chi vorresti fissare su tela? A chi vorresti fissare su tela, dipinto da chi? E allora io vorrei vedere fissare il su tela tante realtà della nostra vita, e allora vorrei vedere fissare su tela la classe politica vista da Grotz. Ci vorrebbe un inquadramento molto più critico e molto più severo di quello che sta succedendo oggi nel nostro paese, senza scendere in una compagine piuttosto che l'altra. C'è proprio un totale disfacimento della classe politica. Io andrei più a monte, c'è una classe politica. Detto ciò, dopodiché mi piacerebbe la gioventù inquadrata da Toulouse-Lautrec, che dietro quella facciata di ilare gioiosità possa trovare quelle che sono tutte le angosce dei nostri giovani ed elaborarle attraverso immagini per renderle fruibili anche da chi non le capisce. Mi piacerebbe veder inquadrata la situazione degli immigrati da Modigliani, per dare quella fredda, analitica lettura che non lasci nessun
parametro per interpretazioni filosofiche, ma che descriva la cosa com'è e che quindi smuova l'essere umano, non l'italiano, lo spagnolo, il francese o il belga alla solidarietà, ma l'essere umano a muoversi verso un suo simile, il sentirlo vicino e lontano allo stesso tempo, però inquadrato e fissato come momento vergognoso della storia dell'umanità. Mi piacerebbe veder inquadrata la famiglia di nuovo da Renoir, perché io penso che si stia riscoprendo il valore delle grandi famiglie, delle belle famiglie, e lui, e che questo sia veramente il nuovo impulso per le nuove società che in questo momento magari non hanno la gioia del grande spendere degli anni 80 e 90, ma hanno la gioia del ritrovarsi in un convivio ludico familiare. E questo sarebbe bellissimo da interpretare in grandi quadri da il grande Renoir. Bene, basta, perché potrei andare avanti per ogni fase della storia dell'arte. Una proposta di lavoro che ho rifiutato e di cui successivamente mi sono pentita. Nessuna, nel senso, io ho rifiutato solamente una proposta di lavoro e non mi sono pentita, nel senso che mi avevano proposto, pagandomi lautamente, veramente mi pagavano uno sproposito, di comporre un mosaico su una lapide cimiteriale, ma avrei dovuto lavorare al cimitero e sinceramente no grazie, mi avrebbero veramente, perché volevano un mio mosaico, un'icona mia a mosaico, e mi avrebbero pagato uno sproposito, però ho rifiutato, ma non mi sono pentita per vari motivi. Innanzitutto perché proprio la location del lavoro era un po' inquietante per quanto mi riguardava, in secondo luogo per rispetto delle persone che erano tumulate sotto, perché avrei dovuto lavorare sopra la lapide, quindi capite bene che era una situazione un pochettino imbarazzante, e in terzo luogo perché tutto quel budget troppo alto andava contro il mio principio di come inquadro la morte. È vero, i monumenti funerari ci sono sempre stati, sempre esistiti, chi sono io, ma io decido delle mie scelte. Secondo me spendere un tot di 1000 euro per un qualcosa, per una persona che non la vedrà mai, sarebbe stato un gran più bel monumento dedicare quel denaro a qualcuno che ne ha bisogno oggi, no? Quindi la superbia degli uomini certe volte si vede anche nella celebrazione della morte di chi gli è vicino. Io capisco anche che l'affetto ci porta a esagerare certe volte, ma io non mi sono voluta rendere partecipe di tutto questo contesto, non lo trovavo adatto alla mia persona come lavoro. Quale opera d'arte ti ha fatto esclamare: cavoli, avrei voluto dipingerlo io? Io ne ho una bellissima, non so se l'avete mai vista, sono le nozze di Cana di Veronese, esposte al Louvre proprio di rimpetto alla Gioconda. Ricordo quel giorno, era il mio viaggio di nozze e vidi per la prima volta questa pala enorme, meravigliosa. C'erano tutti voltati verso quel coriandolino di quadro che è la Gioconda di Leonardo da Vinci, un quadro piccolissimo, cinesi che si erano messi sulle spalle di altri giapponesi per fare foto, giapponesi che si erano messi su spalle di altri giapponesi per fotografare quel quadretto in teca, e tutti ignoravano la pala enorme che c'era alle spalle di questo piccolo quadro, che erano le bellissime nozze di Cana del Veronesi, un'opera mastodontica composta con una minuzia e una maestria allucinante. Io mi sono chiesta prima come l'abbia fatta, poi in quanto tempo l'abbia fatta, poi perché io non abbia quel dono di fare quelle cose. Alla fine
mi son detta perché non l'ho fatta io, perché non riesco a fare una cosa di questo genere. In tutto questo mio trascorrere mentale a pormi queste domande, nella contemplazione di quest'opera, io non mi sono resa conto che sono volate via 3 ore e mezza. Io sono stata davanti a quella pala per 3 ore e mezza senza rendermene conto, perché l'ho guardata tutta ed è talmente grande che per guardarla, osservarla tutta, ci vogliono almeno 3 ore e mezza, e me ne sono andata con una grande insoddisfazione dentro, perché avrei voluto ancora mangiare di quell'opera, nutrirmi di quell'opera, perché era talmente bella e talmente ben fatta e talmente dettagliata che ti pareva di essere là in mezzo a loro. Stupenda, se andate al Louvre guardate la Gioconda quei 5 minuti, ma poi giratevi e state quelle 3 orette a guardare Le nozze di Cana del Veronese. Quale tematica affronteresti nella tua prossima opera? Secondo me, allora, per quanto mi riguarda, in questo momento sono proiettata moltissimo verso la natura, verso le bellezze naturali, verso la riscoperta dello spontaneo, di ciò che nasce senza la maledetta immissione dell'uomo. Quindi lo vedrete anche su Arte per te, avremo uno sguardo veramente attento sulla natura, sia dal punto di vista pittorico che dal punto di vista appunto di acquerello, di disegno. Sì, la natura, intendendo per natura anche il corpo umano, intendendo per natura i fiori, gli animali, intendendo per natura quello che non è di artificioso, ma che spontaneamente si affaccia al creato, perché troppo di artificioso ci ha surclassato e ci ha distratto da quello che veramente siamo. E io credo che l'unica cosa che alla fine riappaga i sensi, ridà tono alla mente, ci rimette in corda con noi stessi, è beneficiare della naturalità del nostro essere, sia come persone che come persone calate in un ambiente che ci circonda. Quindi la natura e l'ambiente naturale come scoperta dell'essenziale per l'uomo. Su questo verterebbe la mia prossima opera. Bene, basta, queste le 10 domande del tag. Io ringrazio Luca per avermelo prestato, vi allego nel box informazioni il suo video, invece il suo tag è Io e il Teatro. Andatelo a trovare, e se vi piace il canale di Luca, se vi diverte Luca, iscrivetevi al suo canale. E io invece vi aspetto su Due Cuori Una Cappa e su Ombretta, iscrivetevi anche ai miei altri canali, e soprattutto vi aspetto anche su Instagram di Arte per Te. Basta parlare! Se questo video vi è piaciuto, regalatevi un pollice in su, una condivisione sulle vostre pagine Facebook, e noi ci diamo appuntamento sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!